grazie prima di tutto di essere qui tutti, cittadini e giornalisti. Io stamattina ero poche ore fa alla presentazione della nostra proposta di legge sul reddito di cittadinanza e lì ho spiegato che grazie al partito di Renzi, al partito del suo cosiddetto oppositore, ma che in realtà è il suo alleato, al Nazareno, oggi e ieri si sta comunicando al mondo intero che l'Italia è un paese in cui muoiono le imprese ma nascono nuove mafie, e lo dobbiamo grazie a quella gente che si spreca nella lotta alla mafia, che parla dalla mattina alla sera di lotta alla mafia e poi in realtà fa parte di quei partiti, tutti coinvolti tranne noi, come diceva prima Marcello, in questa inchiesta che dovrà accertare i fatti. Ma una cosa ieri l'ha detta chiara e tondo il procuratore della Repubblica di Roma: abbiamo dimostrato che a Roma la mafia c'è. E quando ho sentito queste parole, la mia più grande rabbia viene dal fatto che questo apparato si poteva contrastare semplicemente non votando più questa gente. Mai. Io sono un cittadino del sud. Fino a che sono andato alle scuole medie si diceva che la mafia era un affare del sud. Dopo hanno cominciato a dire che la mafia era un affare del nord. Ma questi fatti dimostrano che la mafia è un affare dei partiti degli ultimi 20 anni che hanno spadroneggiato in questo paese. E allora voi mi direte: a cosa serve il reddito di cittadinanza? Tutto questo affare si basava sullo sfruttamento dei disperati. Renzi, con gli 80 euro, ha semplicemente aumentato politicamente il voto di scambio. Noi stamattina abbiamo presentato una proposta di legge che è in discussione al Senato, quindi ha iniziato il suo iter parlamentare, e più voi la seguite, giornalisti, più quella legge accelera e arriva all'obiettivo. L'obiettivo è uno solo. L'obiettivo è dare 780 euro a 10 milioni di poveri e liberare una volta e per tutte questo paese dal voto di scambio e dai favori che fa la politica per alimentare un sistema. Voti, favori, voti, favori. E questo è stato il sistema. E rispetto a questo c'entra anche la tematica dell'immigrazione. Perché l'immigrazione, prima di essere un affare della Lega o di qualche radical chic di sinistra, è un affare, c'è un meccanismo affaristico intorno all'immigrazione che ha fatto sì che molto spesso si andassero a prendere clienti da portare nei centri per far guadagnare le cooperative di destra e di sinistra. L'hanno venduto come un problema sociale, ma non l'hanno mai voluto risolvere, perché doveva essere un business. E se andate a vedere i nomi di chi lecitamente o illecitamente gestisce il business dell'immigrazione, trovate sempre gli stessi gruppi di potere, che sicuramente sono riconducibili anche a questa inchiesta. È una piovra che gestisce le cose buone e le cose cattive di questo paese, semplicemente portandole a sé come affari personali. Allora, rispetto a questo, c'è un governo che ha un Presidente del Consiglio che ha parlato di DASPO ai corrotti. Io so solo che c'è un governo che ha un Ministro del Lavoro che era seduto al tavolo con uno dei protagonisti di questa schifezza e l'ha fatto vedere l'Espresso stamattina, non il giornale del Movimento 5 Stelle. Quella foto è in prima pagina sull'Espresso. E lo sapete che cosa sta facendo quel Ministro in questo momento mentre noi stiamo qui? Sta chiedendo di votare il Jobs Act per eliminare l'articolo 18. Allora io dico a Renzi: l'unico articolo 18 che devi togliere è ai tuoi ministri, mandandoli a casa, perché questa gente si sedeva a tavola con questi qua. Noi non siamo venuti però qui solo a darvi un carico, perché lo so che molti cittadini adesso si sentono spaesati. I cittadini romani sono tra i cittadini italiani più orgogliosi di appartenere alla nazione Italia e a questa città. Ma noi non ci arrendiamo al fatto che adesso questi quattro truffaldini devono, e li abbiamo trattati proprio bene chiamandoli così, oscurino l'immagine di Roma. Il nostro non è un appello a dire votate semplicemente per noi. Noi siamo una forza politica onesta che è fuori da questo meccanismo semplicemente perché è fatto da cittadini normali come tutti quelli che in questo momento sono disorientati in questa città e non sanno adesso a quale santo votarsi. Sono finiti i santi a cui votarsi. Adesso noi vi chiediamo di venire qui
di stringervi intorno a questi ragazzi, serriamo i ranghi e liberiamo il comune di Roma, riprendiamoci il comune di Roma tutti quanti insieme. Grazie.